apriamo il nostro nuovo spazio dedicato alle frontiere della ricerca. Facciamo oggi un bilancio lanciando delle nuove sfide con un grande nome della scienza oncologica che ha fatto dello studio contro i tumori la sua missione principale, la missione principale della propria esistenza, esportando appunto il proprio sapere proprio negli Stati Uniti. Diamo il bentrovato a Mattina Live, seppur in collegamento, al professor Antonio Giordano, ordinario di anatomia patologica all'Università di Siena e presidente dello Sbarro Health Research Organization. Buongiorno. A tutti, grazie per darmi l'opportunità comunque di dare dei commenti sul nostro lavoro scientifico ed altro. Dottore, partiamo dai risultati recenti, appunto, editi dalla rivista scientifica BMJ Oncology, e che indicano appunto un aumento di circa il 79-80% dello sviluppo dei tumori a livello globale, un dato veramente preoccupante legato non solo al numero cospicuo, ma anche al suo esordio precoce. Cosa si intende per esordio precoce e quali fasce colpisce? Beh, chiaramente le fasce più colpite sono le fasce che non solo non hanno un'attenzione dal punto di vista della prevenzione, quindi nel evitare lo sviluppo della patologia in uno stato finale, ma anche è chiaro l'aumento di criticità ambientale in alcune zone altamente industriali o anche altre zone dove illegalmente si è distrutto, si è insultato il nostro ambiente. Quindi questo lavoro scientifico accende i riflettori anche su quelle zone dove anche in alcune zone che non sono solo quelle della Campania, ma anche altre zone nel mondo dove appunto il problema ambientale e il problema dell'inquinamento ambientale viene in un certo senso non completamente affrontato nella maniera giusta. Però c'è anche da dire una cosa, che il lavoro scientifico conferma quello che noi da anni diciamo nell'ambito della Terra dei Fuochi, dove sappiamo che c'è un concentrato di illegalità dal punto di vista dello sversamento di rifiuti tossici e anche c'è una criticità dal punto di vista dell'intervento sanitario, con una sanità che non riesce ad arginare quello che è la richiesta, va bene, del cittadino. Ecco, professor Giordano, ci sono degli elementi quindi esterni che stanno incidendo, quali in modo più gravoso? Vabbè, chiaramente sono le polveri sottili che sono in grandissimo aumento, quindi specialmente nei centri urbani o anche in delle zone altamente industriali dove ci sono differenti tipi di industrie che espellono nell'aria sostanze tossiche gravi, ma anche parliamo di sostanze sversate come cloro di vinile, come benzopirene, come metalli pesanti e come diossina anche, quindi c'è una lista lunghissima di sostanze cancerogene che messe a contatto con qualsiasi forma di vita insomma la trasformano, la distruggono. Questo è un lavoro che poi noi staremo per pubblicare con una serie di colleghi dell'Università di Napoli, dove dimostriamo che non solo l'insulto è sugli uomini, quindi la presenza di metalli pesanti e di sostanze tossiche nei liquidi biologici, quindi nel nostro organismo, ma anche per esempio le piante, i muschi che crescono nelle zone dove le persone vivono hanno lo stesso livello di metalli pesanti, così come gli animali. Quindi è un effetto che a 360 gradi One Health colpisce tutte le forme di vita. Tra l'altro lei parla del cancro come patologia genetica ambientale, quindi non solo uno stile di vita errato, ma soprattutto soggetto appunto alle varie forme di inquinamento a cui siamo purtroppo sottoposti. Vogliamo fare però una chiarezza su questi punti per non creare anche allarmismo nei cittadini? No, l'allarmismo non è che c'è un allarmismo, c'è una ormai ci deve essere una coscienza che noi dobbiamo prima di tutto eliminare il danno dove esistono queste criticità, e noi sappiamo dove esistono. E per eliminare il danno bisogna bonificare, bisogna fare in maniera tale che quelle zone vengono ripulite da quello che è
e la gravità del problema ambientale. E poi il biomonitoraggio, la prevenzione che non è soddisfacente. Purtroppo noi abbiamo anche in Campania una sanità con dei medici eccezionali che però non hanno molte armi a disposizione, infrastrutture per poter svolgere in pienezza il proprio lavoro, e quindi io reputo quei medici dei grandi eroi perché non riescono a poter arginare quello che è la richiesta di una situazione sanitaria che chiaramente è critica. Ecco, com'è possibile contrastare appunto l'inquinamento ambientale e prevenire quindi lo sviluppo di queste patologie esso correlate? Vabbè, ci deve essere chiaramente un intervento politico che non c'è mai stato, anzi in un certo senso la politica si è nascosta, ha negato e in molti casi è anche andata a braccetto con questa imprenditoria malsana e con la camorra. E in alcuni casi abbiamo degli esempi lampanti, e quindi hanno preferito in un certo senso forse foraggiare o incoraggiare quello che erano degli interessi chiaramente economici elevati, e andando a scapito dei cittadini. Quindi noi dobbiamo tener conto che i politici proprio devono risolvere questo problema e come disse e come ha scritto nel Laudato Si Papa Francesco, la terra è la nostra casa, noi abitiamo e viviamo in questa, se noi la distruggiamo un'altra non ne abbiamo, quindi di conseguenza noi sappiamo dove il danno esiste, sappiamo da dove viene, ma perché non lo eliminiamo? Certamente non lo può fare il cittadino, chiaro. È chiaro, ci deve essere un impegno non solo quindi legato alla prevenzione, ma anche proprio una rivalutazione del sistema pianeta come un piano internazionale. Un piano internazionale, nazionale e internazionale. È vero che io guardo anche come degli Stati Uniti, dove chiaramente non è che sono degli stinchi di santo gli americani, però nel momento in cui il problema viene alla superficie, il politico paga, quindi l'imprenditore paga. Da noi invece è da anni che combattiamo, e ora abbiamo questo PNRR, c'è un assalto a questo PNRR, sono i finanziamenti su ambiente e salute, ma c'è un assalto più accaparrarsi il finanziamento che realmente a creare dei progetti vincenti. Per la nostra salute, naturalmente. Certo, è chiaro. In vista della difesa, appunto, della salute pubblica, in che modo le vostre vite, le nostre vite dovrebbero essere riqualificate, e come, secondo lei, la rivoluzione green potrebbe aiutarci a riconvertire l'ambiente, anche il clima, lo stile di vita? La rivoluzione green, quindi anche chiaramente sarà di grandissimo aiuto, perché già è un passo avanti notevole riuscire a evitare sempre di più quelli che possono essere i danni, va bene? Quindi ci sono molte, io vedo un grande movimento in questo senso, però non dimentichiamo che quella parte nascosta del rifiuto tossico, del rifiuto che danneggia il cittadino e che viene controllato ad altri livelli economici, è quello che deve essere anche intercettato. I cittadini vedo che si stanno impegnando sempre di più a educarsi su quello che è il green. E poi è chiaro che abbiamo questo problema anche delle limitazioni sanitarie, come ho detto prima, io batto sempre su questo tasto importante, perché noi non abbiamo molti medici o abbastanza medici che riescono a poter svolgere il proprio lavoro in infrastrutture all'altezza. E io ricevo molte lettere di famiglie di malati, va bene, che hanno grandi problemi e che vivono anche in zone dal punto di vista ambientale critiche. Volevo dire solo una cosa, che il 90% delle patologie che affliggono l'umanità deriva dall'insulto ambientale, e quindi non esiste nessuna patologia rara o comune, dipende dal lato del mondo dove noi viviamo e dallo stile di vita, come ha detto lei, e dalle caratteristiche ambientali. Un dato veramente molto pesante. Restiamo sulle nuove frontiere della tecnologia. L'intelligenza artificiale può essere un sostegno, secondo lei, per i ricercatori e per i pazienti?
L'intelligenza artificiale è una grandissima, importantissima tecnologia. Noi abbiamo avuto a Washington proprio recentemente, dove abbiamo premiato con il premio dedicato a mio padre, Giovan Giacomo Giordano, il professore Vente Ceccarelli, Università di Napoli e di Miami, che sono tra i leader sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale e del machine learning. E tra parentesi, anche in presenza del presidente Biden, della First Lady, proprio recentemente a Washington. Ed è stata proprio durante questa conferenza che si è capito l'importanza di questa tecnologia, perché ci permette di interpretare una serie di dati enormi che esistono, che sono stati generati, e poter dare delle indicazioni importanti. Però si è anche discusso la parte etica, cioè queste tecnologie sono importanti, ma noi dobbiamo fare in maniera tale che non siano le tecnologie che dominano gli uomini, ma sono gli uomini che si servono delle tecnologie, le mettono e le usano in maniera intelligente per migliorare i protocolli nel campo scientifico, ed avere quindi un impatto sulla diagnosi e la terapia di patologie gravi, che non sono solo quelle tumorali. Ecco, quindi uno strumento proprio atto a una precoce Grande cura, a strumento, una precoce anche prevenzione. un grande strumento che ci permetterà, ci darà delle indicazioni importanti per individuare una serie di metodologie diagnostiche, una serie di biomarker tumorali, una serie di informazioni in cui, importanti, perché la nostra mente non riesce a poter elaborare tutta questa serie di informazioni che nel mondo viene generata dalla ricerca scientifica. Quindi andare a individuare anche e farsi aiutare anche nell'individuare importanti fattori o meccanismi o nella diagnosi e terapia di patologie gravi, indica che veramente ci troviamo, abbiamo a disposizione una serie di tecnologie incredibili, e quindi è un plus importante della ricerca scientifica. Ecco, lei ha parlato di oncologia di precisione. Intervenire quindi negli stadi iniziali significa trasformare anche i tumori in una malattia cronica e a volte gestibile. C'è oggi più speranza nella cura e nella guarigione? Guarda, il tumore è una patologia che io ho sempre detto, anche se inizialmente non poteva piacere, quello diceva che non si curerà a un certo livello, ma si controllerà, come ha detto lei molto bene. Si controllerà come si controllano le patologie cardiovascolari e il diabete. Quindi, con la medicina di precisione, con l'identificazione dei danni di alcuni fattori chiave del nostro organismo, andarli a correggere in una fase iniziale, permetterà decisamente di poter arginare, controllare e aumentare la nostra longevità. E già i protocolli terapeutici, nonostante siano aumentate le patologie, proprio perché è vero che si muore ancora di cancro, ma è vero anche che si vive di più, ed è vero anche che noi abbiamo l'uomo, cioè noi abbiamo una situazione in cui siamo soggetti a una serie di insulti esterni che non esistevano 100 anni fa, 120 anni fa. Quindi aumentiamo la nostra forza tecnologica e conoscenza della medicina, però aumentiamo anche gli insulti al nostro organismo e al nostro DNA. E quindi di conseguenza non può essere come un cane che si morde la coda. Dobbiamo correggere il danno, ma dobbiamo anche eliminare chi crea il danno. È chiarissimo. Professor Giordano, noi la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia stamattina a Mattina Live, per la sua testimonianza direttamente tra l'altro dagli Stati Uniti, lo ricordiamo. E ricordiamo quindi e ringraziamo il professor Antonio Giordano, ordinario di anatomia patologica all'Università di Siena e presidente dello Sbarro Health Research Organization. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci, buona E noi giornata. ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità.